And the walls kept tumbling down in the city that we love Great clouds all over the hills bringing darkness from above But if you close your eyes, does it hurt? <laughs> Una seduta lunga sette ore per decidere se riaprire o meno al traffico il tratto del centro storico tra Piazza Duomo e via Francesco Crispi, eliminando di fatto la ZTL pomeridiana. Alla fine, dopo ore di mediazione e contraddizione, il Consiglio Comunale di Partenico ha approvato l'atto di indirizzo che prevede la riapertura al traffico, seppur in via sperimentale fino al prossimo 21 marzo del centro storico di Partinico dunque dalle 18 alle 20 ogni pomeriggio escluso il sabato e la domenica si potrà transitare tranquillamente per le vie del centro storico finora rimaste chiuse noi ci siamo opposti all'apertura e all'eliminazione della ZTL perché riteniamo che sia un passo indietro la nostra città mentre tutti vanno, diciamo, seguono la via delle pedonalizzazioni di rendere usufruibile ai cittadini, ai bambini, eh, agli anziani i loro centri storici, da noi invece si sceglie una strada opposta ma non perché, eh, diciamo, questo sono, ne sono convinto, sia la panacea di tutti i mali questa apertura in realtà in questo modo la maggioranza, alcuni dei quali si sono espressi come cittadini per la chiusura del centro storico però poi hanno votato per l'apertura. Eh, in realtà sia sì, uno specchietto per l'allodere questa discussione per evitare problemi più gravi che sono quelli che secondo me i commercianti interessano di più, la sporcizia per le strade davanti ai loro negozi, la presenza di ratti e diciamo di una condizione igienica veramente degradata, la mancanza di una sicurezza perché non viene garantita diciamo, la loro sicurezza e si parla sempre di videosorveglianza che arriverà. Da anni sentiamo questo discorso. Noi abbiamo fortemente a sostenere che non è questo il modo per poter riavviare quelle che sono le criticità che ha questo comune e quindi siamo fermamente convinti noi come gruppo Movimento Democratico del Partinico siamo fermamente convinti che il, il corso va chiuso. Il corso va chiuso anche con queste due ore eh, giornaliere con, con le quali era, era già effettivamente eh, organizzato. Quindi non, non capiamo e siamo convintissimi, proprio nettamente convinti, che effettivamente eh, il problemi dei commercianti. Non la chiusura del, del corso o l'apertura, anzi siamo proprio convinti che del corso non farebbe, cioè la chiusura del corso non farebbe altro che poter eventualmente incentivare quelle che sono le problematiche dei vari commercianti. A dire di alcuni componenti della maggioranza, per fortuna non di tutti, che si sono ovviamente distinti, è chiaro che la piazza sembrerebbe come un luogo di, di, di incontro quotidiano di tantissime persone, quindi un luogo vivibile. Noi riteniamo che che questa valutazione sia assolutamente errata. È chiaro che tutti i partenicesi conoscono lo stato di degrado in cui versa la piazza. Tanto è vero che, in relazione a quella che è la problematica di apertura e chiusura del corso, non si può fare una valutazione se non si parte da quelle che sono le cause di questo degrado. Perché è chiaro che ci sono i commercianti, probabilmente, ma non solo i commercianti, probabilmente anche tutti i cittadini che chiedono che venga. Rivalutata e riqualificata questo tipo di, diciamo, sia il corso e quindi la parte del centro storico. Tant'è vero che noi abbiamo chiesto, nelle nostre proposte, come gruppo Guardiamo avanti, abbiamo chiesto. Ma come anche tutti devo dire, i componenti della minoranza abbiamo chiesto di eh, riqualificare il centro storico anche facendo eh, riferimento a alcuni fondi sovracomunali come per esempio i PAC, quindi utilizzarli per la riqualificazione del centro storico. Abbiamo votato sì perché eh, pensiamo che possa essere un piccolo contributo in questo momento per rendere più vivibile, più tranquillo un centro storico e riappropriarci del centro centro storico che in questo momento è in mano a extracomunitari e a rumeni che praticamente eh, la fanno da padrona. Solamente per questo è chiaro ed è normale che ci sono delle, delle, de, delle limitazioni ai periodi festivi, al sabato e alla domenica e che il nostro intento è quello di richiuderlo solo che vogliamo prima riqualificarlo. Alla fine è stato votato un atto di cui io non sono particolarmente innamorato, cioè io non sono innamorato dell'apertura del centro storico, e ho fatto l'assessore dal 2000 al 2004. E ho lottato in maniera invece completamente diversa anche con convegni di un certo spessore per chi ha memoria storica si ricordi, con l'architetta Riote con tutta un'altra serie di, di tecnici e di uffici. Abbiamo lavorato sul piano particolareggiato, sull'abbellimento del centro storico mettendo in bilancio delle somme per il rifacimento dei prospetti, sul piano regolatore, quindi diciamo sul rifacimento del basolato con un progetto che poi è diventato esecutivo dell'architetta Aiello che purtroppo... Poi nonostante l'abbiamo presentato a diversi enti regionali, nazionali e comunità europee non abbiamo ottenuto i finanziamenti, però ci abbiamo tentato. Quindi, diciamo, però... Oggi c'è un fatto contingente che è completamente diverso rispetto a quello degli anni 2000. La recessione ha portato le attività commerciali allo stato attuale e c'è stato questo grido di dolore, di allarme da parte dei commercianti di fare questa prova. Nonostante ci sia un degrado totale nel centro storico e di questo dobbiamo prendere atto, allora questa, questo Consiglio Comunale ha dato delle indicazioni ben precise.